A Firenze torna PT Uomo con un bel segnale di ripresa del settore. Gli hanno dato un titolo, PT Way, e quel Way sta a significare via, passaggio, metodo. Ed è la ricerca di una strada per parlare del nuovo in tema di abbigliamento che fa da filo conduttore tra gli stand. Primo giorno, ottimismo e numeri buoni per tutto il settore. A trainare è anche l'America, come confermano da Brunello Cucinelli, con un mercato in crescita del più 40%. E a sottolineare questa ripresa c'è il desiderio di colore, il ritorno della giacca dal principe di Galles al velluto, anche per lo smoking. Senza dimenticare il tempo libero. C'è questa atmosfera di vestirsi bene, giovani, chic, moderni, contemporanei, magari mettendo un abito con una sneakers, con una polo, comunque alla fine vestiti bene. E se nel guardaroba maschile piacciono sempre di più i capispalla trasversali da usare in ufficio ma anche nel tempo libero, Piquadro porta la filosofia del suo iconico zaino su giacche tecniche dai colori decisi e giubbotti in tessuti riciclabili con un importante progetto nell'abbigliamento. Abbiamo cercato di trasporre nel capospalla le funzionalità, le idee, il comfort di utilizzo dello zaino, quindi capi a più pezzi che si compongono a tasche molto performanti. E il jeans si conferma intramontabile dalla camicia ai pantaloni 5 tasche, passando per i pezzi iconici della tradizione, come per il lavoro di tela Genova, tagli tradizionali e ricerca nei fustagni e nei velluti. E nel guardaroba maschile conquista sempre di più il fascino dei pezzi da tempo libero. Noi da sempre abbiamo utilizzato capi istituzionali iconici, quindi i tessuti del passato come il fustagno, i velluti, le tele selvedge. In questo momento il mercato sta venendo nella nostra direzione.